Presidente, allora come mai la scelta di Loganzo? Cosa l'ha spinto in particolare a puntare su questo tecnico? Allora, noi diciamo già dall'anno scorso avevamo pensato a un allenatore di esperienza nella categoria, onde evitare diciamo l'errore che è stato purtroppo commesso l'anno scorso, che volevamo fare un'avventura nuova e giovane di un allenatore che non aveva esperienza in questa categoria. Quindi fin dal principio abbiamo pensato di cercare un allenatore che conoscesse bene la categoria, e tra i vari allenatori che abbiamo incontrato e che abbiamo contattato, la scelta è ricaduta su mister Loganzo, perché ha dimostrato di sposare il nostro progetto sia dal punto di vista del budget economico che riuscivamo a mettergli a disposizione, e sia come intendevamo pure l'organizzazione della squadra, una squadra abbastanza giovane, cercando di riconfermare diciamo gli elementi di spicco dell'anno scorso, che poi in questi giorni cercheremo di chiudere. Questo significa che la Gerbison punterà sulla linea verde, Loganzo è reduce da un'esperienza importante proprio anche con la Primavera, con la Virtus Lanciano, quindi un mister che sa lavorare con i giovani. Ma infatti noi questa è stata la prima richiesta che abbiamo fatto al mister, cioè di lavorare tanto sui giovani, perché cercando di programmare pure per l'anno nuovo, siccome quest'anno forse a Vallo è il primo anno che a livello societario c'è stata una continuità, cosa che non succedeva negli anni passati, che ogni anno c'era un cambio nella società. Quindi diciamo che col mister probabilmente, se le cose andranno bene, vorremmo programmare anche per l'anno prossimo. Mister, possiamo dire bentornato a casa. Lei è cilentano e di Rofrano, ha già allenato nel Cilento sulla panchina del Salvi. Quest'anno la Gerbison, quali sono le sue prime sensazioni? Le prime sensazioni sono quelle di sentirmi a casa. Devo dire grazie anche a loro, perché ci frequentiamo da una settimana e sembra che come se ci conoscessimo da una vita. E questo è già un segnale positivo. Poi per me la Gerbison è stata sempre una società che ho invidiato, perché è riuscita sempre a fare bene con non con pochi soldi, con scelte oculate. E poi la proposta che mi è stata fatta di lavorare con i giovani mi è piaciuta, perché come ha detto anche lei, con i giovani mi piace lavorare. Quindi appena mi è arrivata questa proposta, ho fatto in tutti i modi, mi sono messo a disposizione in tutti i modi, in tutti i sensi, per cercare di chiudere questa trattativa. Come giocherà la sua Gerbison? Certo, ancora deve nascere. Prima la facciamo nascere, un'idea ce l'ho, però è inutile che anticipiamo, dobbiamo cercare di costruire prima la squadra, poi vi dirò quello che sono le mie intenzioni. Questa partenza in ritardo rispetto alle altre può essere un handicap? Ma un handicap, è normale che se si partiva un po' prima era meglio, però c'è tutto il tempo. Il tempo per, considerando che la Coppa Italia inizia il 24, il campionato il 7, noi puntiamo al campionato, non per dire che snobbiamo la Coppa Italia, assolutamente, però la Coppa Italia sarà una partita di preparazione al campionato, vuol dire che ci metteremo sotto a lavorare e farci trovare pronti il più possibile per l'inizio della stagione agonistica. In quale girone preferirebbe giocare? Allora, per questioni logistiche, pugliese, anche se secondo me è un po' più difficile, poi quello siciliano, insomma, però è uguale, quello che capita è indifferente. Secondo lei con la riforma della Lega Pro, che quest'anno è unica, cambierà qualcosa anche in Serie D? Diventerà un campionato ancora più competitivo, ancora più difficile, oppure resterà? Ma io con la riforma della Serie C io penso che ci saranno molti giocatori che rimarranno a spasso. Quindi dobbiamo essere anche noi bravi a non avere molta fretta
sotto questo punto di vista, perché non so se sapete in giro quante equipe, Campania, Puglia, Basilicata, è un macello sotto questo punto di vista. Sicuramente molti giocatori della vecchia C2 si ritroveranno in Serie D, anche validi, però penso che il campionato sia quello. Comunque ci sono grosse difficoltà in Serie D, parecchie società, quindi noi dobbiamo essere bravi a prendere gente motivata, gente che il campo lo deve arare, anche se è sintetico, quindi quello è il nostro intento, una squadra battagliera che combatte, che lotta per tutta la partita, chiaramente prendendo anche giocatori bravi, eh. Dobbiamo essere bravi a prendere giocatori motivati e anche validi. Cosa si sente invece di dire ai tifosi della Jervison? Ma cosa mi sento? È normale che per me è una responsabilità grande, ma non perché il mio predecessore ha fatto benissimo, Alessandro Erra. Per me è una responsabilità grande perché io sono della zona, sono cilentano. Questo a me mi responsabilizza ancora di più, ma vi posso assicurare che c'è una carica dentro che non potete immaginare. Soprattutto dopo l'esperienza che ho avuto l'anno scorso, quindi ho ritenuto che questa era la società, la situazione migliore per rilanciarmi anche sotto il profilo professionale, perché io di lavoro faccio questo, quindi vivrò la Jervison sono 24 su 24. Ecco, può essere un peso un po' questo fatto di Erra, come accennava lei prima, visto che a Vallo per 2 anni hanno vissuto momenti belli. Non voglio essere presuntuoso, non è un peso. Conosco le mie potenzialità, ho avuto riscontri sempre positivi dovunque sono stato nonostante l'esonero dell'anno scorso dopo 7 partite, quindi stimo molto Alessandro Erra, è anche un amico, però io sono convinto che se riusciamo a costruire come dobbiamo fare una squadra motivata, determinata, come vogliamo noi, faremo delle buone cose. Già sono state fissate le date del ritiro? Sì, siamo il 4. 4 agosto. Direttore, a proposito della campagna acquisti dei calciatori, già ci sono dei nomi, delle conferme che ci può annunciare in questa conferenza? Ma per le conferme c'è un'idea che stiamo in questi giorni definendo con alcuni calciatori. Mi riallaccio al discorso della scelta dell'allenatore, in quanto credo che in questo momento la D è un campionato molto difficile. Il fatto della Lega Pro, che ci sono tanti giocatori liberi sul mercato, come diceva giustamente il mister, fa sì che ci deve essere anche una oculatezza e bravura nel cercare alcune tipologie di calciatori. Questi sono campionati dove non è importante il giocatore di categoria, questi sono campionati dove si vince chi ha più fame, perché altrimenti certamente a Vallo della Lucania non si potevano raggiungere questi obiettivi se fosse tutto sotto l'aspetto economico e di nomadi, perché onestamente magari noi calciatori di una importanza di nome ed economica non ce le possiamo sicuramente permettere. Partiamo in ritardo relativamente, che comunque dall'inizio del campionato c'è un mese, è normale che tutti quanti vorrebbero partire prima, perché mi sembra che ogni anno si debba anche sotto l'aspetto tecnico un po' ricostruire, questo dispiace. Però io sono convinto che la scelta dell'allenatore è stata una scelta oculata rispetto al senso di appartenenza e alla voglia che ha il mister di rimettersi in discussione, tra virgolette, rispetto ad un'annata andata male. La D, paradossalmente, è già di per sé una squadra, le squadre della D sono giovani, perché la rosa già comprendono obbligatoriamente 10-12 calciatori. Il mister a mio avviso ha un'esperienza di molti anni nel campionato di D, ma anche un'esperienza maturata con la primavera del Lanciano, come lei giustamente prima diceva. Quindi è proprio questo mix di conoscenze sia con i giovani che con la categoria, ma soprattutto con la voglia che ha il mister Locarzo di
mettersi con noi ancora in gioco ogni anno sempre di più, perché non diamo mai niente per scontato. Io l'ho detto, lo dico sempre, guai a pensare che tutto sia semplice e tutto sia scontato. Parlo della Lucania, per mantenere questi livelli c'è bisogno di competenza e solidità, e qua bisogna dare merito alla società della Gemison, perché vi posso garantire che comunque io mi trovo a parlare continuamente con operatori di mercato, e vi posso garantire che il lavoro che hanno fatto questi dirigenti, il presidente Noce ultimamente, è un lavoro riconosciuto da tutti quanti. Quindi partiamo da un punto di forza, che quando noi contattiamo qualcuno c'è quantomeno la voglia di venire a ballo, poi la trattativa si può chiudere o non si può chiudere per tanti motivi. Però quello che posso dire è che quest'anno, come gli altri anni, ci sarà la nostra massima determinazione, e quindi qualsiasi scelta sarà fatta, anche se con calma, sarà fatta una scelta oculata, perché per le piccole società l'importante è sbagliare meno, non sbagliare, perché qua sbagliano tutti, pubblico, direttore, però l'importante è sbagliare il meno possibile. Questo. Abbiamo visto anche Sica, si parte da lui, dalla sua... Ma sicuramente Sica è uno dei riconfermati. Presidente, la campagna acquisti quando parte? La campagna abbonamenti, scusate. La campagna abbonamenti è già partita. Ah, già partita, sì. Quindi l'occasione... Sì, sì. Oltre Sica ci sono già altre conferme oppure... Ma diciamo che adesso stiamo contattando, noi dobbiamo, i nostri sono Sica, Giordano, Santo Nicola, comunque nel nostro intento sono tutti ragazzi che, del territorio, che devono restare, quindi si troverà sicuramente una soluzione con questi ragazzi, e da lì ripartire. Fermo restando che ci sono anche dei giovani, giovedì abbiamo un raduno qua dove ci vedranno comunque una quarantina di giovani, e cominciamo a selezionare anche qualcuno, ma diciamo che noi non è che siamo fermi. Le trattative non è che si fanno dalla sera alla mattina, c'è un'idea, l'importante è che ci sia un'idea, e quindi io e il mister quotidianamente ci sentiamo e ci confrontiamo. L'idea rispetto a quello che ci si deve fare c'è l'idea di che tipologia di calciatore ci deve essere, al momento opportuno, quando noi abbiamo trovato quel tipo di calciatore che fa le nostre esigenze, che ha la nostra voglia di fare, e non c'è, che non è solo ed esclusivamente un calciatore che viene a ballo per i soldi, noi non c'è... la trattativa si chiude in 2 minuti. Lo stesso discorso vale per gli Andri che avevamo già in rosa, oppure ci sono problemi? No, gli Andri che avevamo già in rosa, diciamo che per la maggior parte di loro non ci saranno problemi, fermo restando i 93 che non rientrano più negli Andri, ma questo non vuol dire che non possono far parte della rosa, perché una rosa ampia di 22-23 calciatori, un budget come la Gemison, non è che ci possiamo permettere molti over, quindi gli under 93 o 92 che sia, comunque fanno parte della rosa, parte integrante. Avete pensato a qualche iniziativa particolare per coinvolgere ancora di più la gente di Valle della Lucania, stare vicino alla squadra? Per il momento sì, iniziative particolari in questo momento non è che ce ne sono, però saranno valutate, saranno eseguite nel prosieguo del campionato, nel corso del campionato. Cioè, in questo momento non è che abbiamo già individuato delle iniziative. Insieme al mister c'è già il staff tecnico oppure? Tutto riconfermato. Anche l'under 18, il mister del 18. Con l'under 18 stiamo facendo una valutazione, ma più logistica, non per altro. Il ritiro si fa qui a Murra? Qui a Murra, sì. Avvocato, si riparte anche da un dato di fatto importante. Dopo diverse stagioni la Gemison è ripartita sempre dopo un periodo di tribolamento, essendo che sarebbe stato il presidente. Quest'anno invece, per il secondo anno consecutivo, c'è stata già quella linea noce, si continua con noce, il presidente ovviamente era convinto e deciso a continuare questa avventura, questo è un segnale importante. Certo, abbiamo lavorato già dall'anno scorso rispetto a queste ipotesi di continuità. Tenuto conto insomma, sempre dei problemi di natura economica insomma, che ci assillano, è inutile nascondersi, per cui io sono molto fiducioso innanzitutto con l'allenatore Locarzo, che a me ha dato l'impressione di essere una persona positiva, motivata e che ha sposato subito la nostra causa. E, tra l'altro lo posso dire tranquillamente, non è neppure un tipo esoso, cioè pensa più a costruire qualcosa di positivo che non tanto alla parte economica. Abbiamo bisogno di questo
tipo, di questo target di persone, quindi sia a livello di staff tecnico che a livello di calciatori. Come società, grosso modo, siamo gli stessi dell'anno scorso. Ci dispiace che qualche amico non sia vicino a noi, non ha ancora sposato in pieno il lavoro che noi abbiamo proposto, diciamo, l'ipotesi sportiva che offriamo a questa cittadina. E purtroppo il solito richiamo specialmente ai tifosi. Ecco, noi ci stiamo organizzando per creare delle figure che debbano essere di intermediario, di sprone anche nei confronti dei tifosi. Per quanto concerne per esempio gli abbonamenti, abbiamo individuato l'avvocato Di Lorenzo che si interesserà specificamente del problema abbonamenti. Abbiamo iniziato anche un certo discorso con una persona di un buon profilo professionale anche rispetto al discorso degli sponsor. Speriamo che chiuderemo questa situazione in modo che anche il problema delle sponsorizzazioni venga finalmente irregimentato nella misura giusta, con pieno di trasparenza, cosa che può darsi che negli anni passati non è successo. Mi sono dati anche questi altri punti di riferimento, ma la cosa principale, il solito appello che faccio sempre: ognuno mette il suo mattone per costruire questa casa, che è la casa di tutti, e questo voglio sempre precisare, è la casa di tutti, la Cervison è la casa di tutti gli sportivi del Cilento. Noi mettiamo la nostra faccia, ci sacrifichiamo, cerchiamo di fare al massimo, ma più persone collaborano, la porta è sempre aperta. A proposito degli sponsor, direttore di Spirito, ci sono già dei partner certi per questa stagione? Ma sicuramente partiamo già con una base solida degli sponsor uscenti. Lo sponsor principale riservava la stessa banca, la BCC già ha dato l'adesione, quindi poi altri sponsor che mano a mano sicuramente saranno al nostro fianco. E questa è una società aperta, come dicevano gli amici, tutti coloro che vogliono collaborare sono ben accetti. Il presidente Noce, a cui vanno i miei ringraziamenti e anche a nome della cittadina di Vallo dell'Arcani, a nome dei tifosi, che anche quest'anno ha sposato la causa della Cervison, ha fatto un progetto, l'anno scorso diceva triennale, speriamo di portarlo ancora più a lungo. È un ragazzo che può dare tanto a questo territorio, a questa squadra, però ci vuole altre persone vicine, sicuramente lo affiancheranno. Poi un in bocca al lupo particolare va a mister Locarzo, e sono sicuro che sulla scia degli scorsi campionati sicuramente farà bene anche Pasquale. Lo chiamo Pasquale perché appena conosciuto ci ho capito che è una persona per bene, un amico, e spero che di cimentare questa amicizia nel tempo. E quindi ci avviamo anche quest'anno in questa nuova avventura. Faremo bene sicuramente perché le potenzialità ci sono e le professionalità ci sono, e io quest'anno è l'unica cosa che ci è venuta a mancare, degli amici a cui voglio dedicare questo campionato, soprattutto a un grande amico, l'avvocato Paracchio, che è venuto a mancare da poco, e voglio dedicare il campionato a lui quest'anno, e ci dobbiamo impegnare ancora di più, proprio in nome di questa persona, di altri amici tifosi della Cervison che non ci sono più. Quindi questo campionato sarà l'insegna del nostro grande amico Enrico Paracchio. Un'ultima curiosità per il mister: immagina un campionato nello stesso girone Cervison, Acropoli, Carese, Battipagliese, le piace? Perché no? L'ho detto prima, le squadre sono tutte, diciamo, quelle che hai nominato, sulla carta sono tutte attrezzate o partono per fare campionati importanti. Poi si è visto anche l'anno scorso come è andato a finire. E ripeto, io ho avuto un'esperienza personale l'anno scorso come da Pontino, ne parlavo pure con la società, e questo mi ha fatto riflettere molto questa cosa, avendo portato tutti i giocatori che io già ho avuto per semplificare tante cose, lavoro,
gruppo, gestione del gruppo, e invece sono proprio quelli che alla fine, nel momento di difficoltà, mi sono venuti a mancare, nel senso calcistico. Quindi io penso che, come ha detto pure il direttore prima, i nomi contano poco in questa categoria. Se non c'è gente motivata che prende questa, diciamo, gioco, però per me è un mestiere, con la determinazione giusta non vai da nessuna parte. Poi se hai la fortuna di prendere giocatori anche di fama, di nome, che ti diano qualcosa in più, anche sotto l'aspetto gestionale del gruppo, ti danno una mano, allora puoi dire che hai fatto bingo. Quindi noi questa tipologia di calciatori, per quanto riguarda le squadre, sì, per me uno vale l'altro. Non è che non dormo la notte se devo giocare contro la Cavese o contro l'Agropoli. Sono sempre in tensione anche con la squadra Materasso. Quindi. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Crepi.